E veniamo alla nostra pagina sportiva, sport, calcio, Cavese. Sconfitta esterna della Cavese nel derby serale di Castellammare di Stabia, con l'ambiente metelliano che incassa solo tanta delusione e tanta rabbia. Il 2-0 finale è frutto dell'ennesima prestazione negativa e senza idee. Eppure alla vigilia era stato promesso un risultato positivo. Sì. Modica opta per il turnover inserendo Marzupio, Zetanca, Migliorini e Semeraro. Ma creare pericoli alla difesa stabiesa è davvero un caso raro. In panchina restano Matino, Pompetti, Senesi e Cucurullo, ma giudicando la gara, ieri sera era più divertente vedere una puntata di Gigi Marzullo. Inizialmente sembrano proprio gli Aquilotti a volerla spuntare. Leggera confidenza con la palla, ma comunque in porta non ci si riesce mai a tirare. Sembra tutto filare liscio quando al 26esimo giunge l'episodio che ormai a noi non manca. Dopo due cartellini gialli, infatti, viene espulso il calciatore Zedanka. Nonostante l'inferiorità numerica, la gara scivola via in modo noiosa ed equilibrata. Ma la punizione di Mastalli al 59esimo è ben calibrata. Lo svantaggio fa spegnere alla Cavese ogni tipo di speranza. Nell'ultima mezz'ora solo confusione, passaggi, ma non ci si avanza. Ci si poteva ottenere un miracolo all'87esimo con la conclusione di Ovizak. Sarebbe stato un pareggio ottenuto con l'unico tiro in porta, ma ci volevano i pack. All'ultimo secondo, poi, su contropiede, le Vespe siglano il 2-0 con Vallocchia. Ma ciò non fa testo, in quanto consapevoli che ieri sera ci si poteva perdere pure a Pollena Trocchia. In classifica, la Cavese, non lo vogliamo dire, è laggiù. E da domenica prossima, col Monopoli, speriamo di non soffrire più. Le immagini della gara che hanno deciso la sconfitta della Cavese a Castellammare di Stabia di ieri sera nel prossimo seguito filmato, curato come al solito dal nostro inviato Andrea Siani. Vediamo. Il servizio è curato dal nostro inviato Andrea Siani, della partita di ieri sera allo stadio Romeo Menti, arriverà a momenti. Ah, non arriverà a momenti, arriverà alle 20. Alle 20. Ma non. Vabbè. Purtroppo per motivi tecnici alquanto sconosciuti non possiamo mostrarvi la sconfitta di ieri sera allo stadio Romeo Menti, cioè scusiamo quei telespettatori e ci risentiamo per le prossime per il prossimo servizio, domenica prossima col Monopoli. Auguri.